Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questo primissimo episodio, questo episodio pilota della nuovissima trasmissione di Radio Rossonera che, ve lo confidiamo onestamente, non ha ancora un nome ufficiale, ma lo avrà entro l'inizio del campionato di Serie C che è previsto tra 2 settimane. Ma come avrete ben visto, capito dal titolo, dalla copertina e anche dal nostro sfondo, qui si parla di Milan Futuro che è nato da qualche mese, ma che ha esordito per davvero per noi che registriamo ieri, per voi che guardate questo video l'altro ieri è partito in Coppa Italia Serie C, vincendo nettamente una bella prestazione per 3-0 contro il Lecco e superando questo primo turno, una vittoria storica, una partita storica, tutto è stato storico, dalla formazione al primo gol, perché era tutto il primo di qualcosa. E noi siamo qui per parlarne, ma non sarà un unicum, perché vi faremo compagnia tutte le settimane, tendenzialmente il lunedì, salvo qualche magata di calendario tra Milan Futuro e prima squadra, che ci costringerà a cambiare il palinsesto, ma tendenzialmente tenete il lunedì come appuntamento fisso e saremo qui per tutta la stagione ad accompagnarvi e a raccontarvi il Milan Futuro, la terza, seconda squadra italiana dopo Juventus e Atalanta, che si cimenterà quest'anno nel girone B della Serie C. A farmi compagnia ci sarà in ogni episodio come co-conduttore il buon William Cherry. Ciao Will. Ciao Giacomo, grazie dell'invito, grazie di avermi come co-conduttore, di avermi voluto innanzitutto, grazie anche a Simone Cristau che ovviamente ci ha sdoganato questa trasmissione. Sapete che i giovani sono sempre stati la mia passione, il mio fulcro di conoscenza sul Milan, quindi spero di poter portare un pochino di conoscenza anche e soprattutto quando arriveranno i più giovani nel Milan Futuro. Ah, sicuramente quando cominceranno a salire quelli veramente piccoli, piccoli, tu sarai la nostra ancora di salvezza. Ma oggi, ovviamente, in questa prima puntata riusciamo anche ad avere subito il primo ospite, qualcuno che per fortuna ne sa e ne ha capito decisamente più di noi di questa partita, perché ha avuto la possibilità di vederla direttamente dallo stadio. Quindi saluto la nostra inviata da Lecco, Giulia Mazzoleni. Ciao Giulia. Ciao Jack, ciao. È sempre un onore, è sempre un piacere essere qui, quindi a parlare soprattutto di questa nuova realtà è ancora più bello. Allora, non perdiamoci in chiacchiere, direi che partiamo subito con la primissima grafica perché c'era comunque una certa curiosità, almeno da parte mia, un certo fermento per cercare di capire quale poteva essere tra il raduno e poi la tournée in America della prima squadra. Qualcuno era con la prima, qualcuno no, qualcuno adesso è stato, diciamo, rimandato momentaneamente, definitivamente, non si sa, in primavera. Poi ci sono state tante competizioni per nazionali giovanili. Quindi la formazione mi interessava particolarmente. E il buon Daniele Bonera, il suo esordio da primo allenatore, diciamo, salvo quelle due comparsate che aveva fatto in sostituzione di Pioli negli anni precedenti, schiera un 4-2-3-1, e questo secondo me dimostra ulteriormente come si voglia lavorare in maniera aderente tra prima squadra e Under 23. Peraltro ieri a vedere la partita c'erano anche dei dirigenti del Milan, c'era anche lo stesso Paolo Fonseca, ma poi Giulia ci farà meglio l'appello di chi era presente allo stadio. Nel 4-2-3-1 rossonero, Bonera ha scelto di mettere la Ponava in porta, difesa 4 con Jimenez sulla destra, Minotti, il neoacquisto Minotti e Bartesaghi adattato a difensore centrale, con Bozzolan sulla sinistra, mediana a 2 con l'altro nuovo acquisto Sandri, e con una, chiamiamola, novità tattica, ovvero Kevin Zeroli abbassato rispetto a quello che gli abbiamo visto fare l'anno scorso in primavera. La linea di tre quarti, alle spalle dell'unica punta, vedeva Cuenca sulla destra, Mattia Liberani, trequartista, alle spalle della punta, e Diego Sia sulla sinistra, per l'unica punta, l'attaccante centrale, che era Francesco Camarda. Come notate, in questa formazione ci sono quattro nomi in giallo: La Ponava, Minotti, Bozzolan e Sandri. E questi nomi in giallo li ha voluti il buon Will, che adesso vi spiegherà perché ha voluto evidenziare e sottolineare questi quattro giocatori. Allora, sì, noi quando preparavamo, tra virgolette, la partita, non avevamo più o meno idea di chi sarebbe stato disponibile o meno. Quindi non sapevamo
l'11, perché davvero i ritiri e i raduni in questo anno, mai come quest'anno, sono stati un po' confusionari. Primavera nel Milan Futuro, addirittura in prima squadra, giocatori che sono palesemente del Milan Futuro in prima squadra, insomma un pochino dappertutto. Ci sono under 17 in primavera, poi magari più in là ne parleremo velocemente per quando toccheremo la connessione primavera under 23. Insomma, anche ieri c'erano 2008, Pittarella che era in panchina come terzo portiere, e chiaramente non è nemmeno un primavera in teoria, probabilmente giocherà in under 18 sotto età, perché Pittarella dovrebbe fare l'under 17, però ecco, così, diciamo che si sono ritrovati in 11 e per fortuna si sono ritrovati questi 11, che di fatto sono la primavera più o meno titolare, almeno a livello di talento, dello scorso anno, più i nomi evidenziati in giallo, che sono gli innesti. Gli innesti, che sono due erano di nostra proprietà completamente, cioè Bozzolan, che rientra dal prestito con il Perugia ed era il capitano della primavera precedente a quella dello scorso anno, trafila tutta nel Milan anche lui, e Nava, ovviamente, che è Lapo, che invece era il terzo portiere del Milan dello scorso anno, terzo, quarto, decidete voi con Mirante, insomma, se ce la giocavano un pochino, e è tornato nel futuro come titolare, però, insomma, diciamo che poteva anche far parte ha giocato anche un paio di partite in primavera lo scorso anno. Poi, Sandri e Minotti di fatto è il sostituto di Simic. Pensate un po', lo abbiamo venduto Simic dalla primavera dello scorso anno, lo abbiamo sostituito con Minotti. L'unico vero innesto, se vogliamo così, ideale, cioè di rinforzo vero e proprio, è stato Sandri, il centrocampista, che tra l'altro è uno tra i migliori ieri, nonostante magari dopo non ne riparleremo, però ecco, uno dei veramente dei migliori e delle sorprese. Questo cosa vuol dire? Per sottolineare cosa? È difficile vedere in Under 23 una primavera completamente esportata, soprattutto con dei sottoetà, perché c'erano dei sottoetà anche abbastanza grossi, Camarda, ma anche lo stesso Sia un sottoetà, giustamente, Magni, che è entrata nel secondo tempo, tutto quello che volete, esportata in un campionato di Serie C e poter competere, essere competitivo in un campionato di Serie C. Questa è una cosa che vi posso garantire, non è facile per niente. Il livello della primavera dello scorso anno, al di là dei risultati ottenuti, era qualcosa di difficilmente ripetibile. Tutto qui, quindi, ci ho tenuto a evidenziarlo, perché oggettivamente non aspettiamoci una roba del genere tutti gli anni. Cioè, che non è che il prossimo anno, la primavera di quest'anno, andrà in Under 23, anzi, poi magari ci arriviamo. Certo, certamente, sicuramente una formazione interessante, sicuramente, Giulia, una formazione ancora non ultimata, non definitiva. Sicuramente da questa partita si possono trarre determinate indicazioni, ma non si può già andare a definire e a stabilire in senso assoluto qual è la rosa di questo Milan futuro e anche quali possono essere poi le sue ambizioni, perché io penso anche solamente a Marco Nasti, che subentra nella ripresa e va a prendere il posto del centroavanti, ed è un giocatore che sembra in uscita in direzione probabilmente cremonese verso la Serie B, ma potrebbe non essere l'unico, qualcuno potrebbe essere aggregato alla prima squadra, insomma, una formazione che sì, forte, interessante, una formazione da 10 agosto, chiamiamola così. Sì, nel senso, allora, c'è già molta chimica tra i giocatori, perché comunque nonostante magari tutti non abbiano potuto allenarsi, perché appunto prendiamo solo caso le tournée oppure gli impegni delle nazionali, eccetera, è stata comunque una formazione che si trovava bene, perché ci sono state delle dinamiche in cui nonostante mancasse anche solo la malizia, perché appunto abbiamo giocato contro una squadra che ha esperienza da vendere, in senso anche solo di età. Invece noi eravamo comunque sotto età, giovanissimi, una media di una roba come 19 anni, quindi pazzesco. Eppure abbiamo tenuto testa, e non solo abbiamo tenuto testa, abbiamo anche sfondato. Perciò, però certo, ovviamente bisogna attendere nuovi sviluppi, nuovi innesti, come
partenze, come appunto da capire chi verrà aggregato fisso in prima squadra. Assolutamente sì, assolutamente così. Ricordiamo anche che già dichiaratamente verrà fatta un po' di spola per alcuni giocatori che salteranno un pochino tra prima squadra e Milan futuro, e poi dobbiamo purtroppo considerare, anche se si spera che non sarà necessario, la variabile infortuni che l'anno scorso ad esempio ha portato Stefano Pioli a pescare a piene mani dalla formazione primavera. Quest'anno avrà un bacino diciamo meno distante rispetto alla prima squadra. Passiamo subito alla seconda grafica. Una vittoria, tre protagonisti. Abbiamo deciso di parlare in maniera leggermente più approfondita di tre calciatori. Io poi mi permetto una menzione d'onore, come diceva giustamente prima il buon Will, per Sandri, che ha giocato una partita veramente importante, ma che abbiamo scelto, diciamo, di escludere in favore di quelli che hanno rubato l'occhio anche proprio con le giocate, con i numeri, chiamiamoli così, che sono entrati nel tabellino, ecco. Il primo è Mattia Liberali, poi la Ponava, di cui ci parlerà meglio Giulia, e infine Jimenez, l'autore della doppietta coi due piedi. Allora, Mattia Liberali perché? Semplicemente perché il gol di Mattia Liberali è storia. È già storia del Milan, è storia del Milan futuro, è il primo gol in assoluto su enorme complicità del portiere del Lecco, ma ciò non di meno è il primo gol del Milan futuro, e questo è un titolo e un record che non gli toglierà mai nessuno, e per quanto mi riguarda mi fa piacere, perché va a coronare un'estate che è stata incredibile per Liberali, che ha avuto la possibilità di giocare diversi amichevoli, allenarsi tanto con la prima squadra, e sicuramente viene da dire non ha sprecato questa opportunità. Il secondo che abbiamo scelto è la Ponava, quindi torno ora da Giulia, perché ci voleva tra l'altro raccontare, oltre ovviamente alla prestazione, al rigore parato, qualche chicca che ha potuto cogliere dallo stadio. Possiamo dire che è stata una buonissima prova di nervi, perché comunque a parte il fatto che il Lecco ovviamente ha messo la partita sul lato della molto dell'infastidire, del insomma, molta più esperienza, perciò giochiamoci questa carta, la carta della malizia, roba che comunque a noi manca ancora un pochettino, per la giovane età ovviamente. E soprattutto il povero Lapo, durante il primo tempo, si è dovuto subire tutti i cori della curva lecchese, e non erano di certo delle paroline carine, come possiamo ben aspettarci. Però insomma alla fine ha retto benissimo, perché si è sempre fatto trovare prontissimo, ha respinto ogni tipo di pallone, addirittura ha salvato in extremis un quasi autogol in cui veramente mi si è gelato il sangue appena ho visto il pallone roteare in quelle parti dell'area di rigore, e poi insomma ha parato con rigore. Questa è una cosa abbastanza, se non dire molto importante. La definisco comunque anche una prova di riscatto, perché la Ponava è sempre stato, per i tifosi che hanno sempre seguito la primavera, un portiere molto di riferimento. Io mi ricordo l'ultima stagione che aveva fatto in primavera, aveva fatto molto molto bene, tanto che era stato aggregato in prima squadra immediatamente, perché si pensava che potesse subito non solo essere il terzo ma subito il secondo, poi non è riuscito ad imporsi e tanti hanno iniziato a non crederci più. Invece secondo me ieri è stata proprio la gara del riscatto, per vedere i suoi numeri. Sicuramente sì, alla fine veniva da una stagione in cui quasi non aveva giocato se non per quegli ultimi 45 minuti contro la Salernitana, e sicuramente va a dare un'ulteriore dimostrazione di quanto sia interessante questa batteria di portieri giovani del Milan, in aggiunta a Torriani, che ha rubato l'occhio anche lui durante la tournée, e anche al buon Noah Raver, che non ha ancora avuto magari l'opportunità di dimostrare su palcoscenici dello stesso prestigio di La Ponava e di Torriani, ma noi che seguiamo molto la primavera, abbiamo seguito la primavera dell'anno scorso, vi possiamo garantire che è veramente un giocatore, un prospetto molto interessante. L'ultimo, ovviamente, l'autore della doppietta, probabilmente dei gol che hanno chiuso definitivamente la partita, il buon Jimenez, peraltro utilizzato nel primo tempo come terzino e poi alzato
come esterno d'attacco. Will, come hai visto la sua partita? Allora, innanzitutto era l'anomalia tattica fonsechiana, io l'ho chiamata così, l'ho ridenominata in questa maniera perché effettivamente aveva due terzini abbastanza offensivi rispetto a Fonseca, non che non li abbia offensivi, ma ha dei compiti un pochino diversi. Jimenez, per quanto rimanesse un pochino più bloccato del solito, soprattutto rispetto all'anno scorso in primavera, aveva comunque dei compiti un pochino più offensivi rispetto a quello che magari ha avuto Calabria o il terzino destro di Fonseca nella Torneosa. E era quella la differenza, un filo rispetto alla prima squadra. Bene, non eccellente fino a che è rimasto basso, secondo me, quando si è alzato si è vista la cifra tecnica, cioè questo è un giocatore che in questo momento in C molto probabilmente non ci incastra niente, e quando può spingere ed è libero semplicemente di spingere fa la differenza, perché ha un altro passo, ha molto probabilmente anche delle altre letture, almeno offensive più che difensive, in questo momento rispetto alla categoria, e ha fatto la differenza, ha fatto una doppietta, c'è poco da dire, cioè nel senso, tra l'altro destro nemmeno sul suo piede, ha fatto il secondo rientrando, che dire, prima ha tirato una sassata che francamente non lo so nemmeno cosa dire, non lo so cosa dire. Jimenez ha fatto la differenza, probabilmente è il migliore in campo alla fine per da palissiano, vorrei dire, doppietta e man of the match, MVP, benissimo, speriamo solo che tenga il fuso che ha tenuto, che nel primo tempo a un certo punto ha rischiato di perdere, già come spesso gli accade. Sì, sicuramente un ragazzo che deve ancora crescere, deve ancora migliorare, ma ricordiamo che alla fine è stato già quasi battezzato come viceteo per la stagione. Io mi aspetto che avrà più di un'occasione in prima squadra, anche se sulla fascia che delle due può giocare da entrambi i lati, ma sulla fascia che forse gli compete un pochino meno. Ma dopo la nostra analisi, che è interessante ma non è la cosa più interessante della partita, andiamo a leggere come l'ha analizzata Daniele Bonera. Diamo la grafica, vi leggo rapidamente le sue dichiarazioni rilasciate a Milan TV al termine della partita. La curiosità era tanta, ma i ragazzi hanno interpretato bene la partita. Non mi è piaciuto troppo il secondo tempo, soprattutto i primi 15 minuti in cui si sono viste tutte le nostre pecche di gioventù. L'episodio del rigore viene da una rimessa laterale e non siamo stati attenti. Oggi avevamo 19 anni di media età. Penso sia normale avere questi blackout in certe situazioni. Il Milan, come settore giovanile, ha tanti talenti. Dobbiamo soltanto aiutarli a esprimerlo anche attraverso partite complicate come quella di stasera. Cerchiamo di dare a questi ragazzi tutte le opportunità e il tempo di sbagliare. Sappiamo che arriveranno anche momenti difficili. Giulia, io vorrei concentrarmi proprio su queste ultime dichiarazioni. Diamogli il tempo di sbagliare, primo. Sappiamo che arriveranno momenti difficili, e questi momenti difficili potrebbero non essere poi così, così lontani. Attenzione, forse a non farsi abbagliare da questa prima partita. Esattamente, perché comunque abbiamo affrontato una formazione che è vero, è appena scesa dalla Serie B, quindi poteva subito mettere in difficoltà. Però ne siamo usciti bene, ma allo stesso tempo non deve essere già un punto d'arrivo, possiamo dire. Perché comunque le difficoltà si presenteranno di sicuro e bisognerà essere in grado di... Bisognerà sviluppare quella malizia, come dice anche il mister, bisogna sviluppare quella malizia che fa affrontare certe situazioni, soprattutto perché comunque si va in un campionato dove i giocatori non hanno 19 anni, non hanno 20 anni, sono una media comunque dai 25-30 in su, quindi bisognerà imparare anche comunque da loro. Assolutamente sì, basta vedere appunto i cori che ha subito, diciamo, la Ponava, che sono cose che comunque i cartelloni esposti dal Lecco. Perché c'è stata nel calcio è una consuetudine, è una consuetudine, ma non avviene nel campionato primavera, quindi serve allenarsi anche su questo. Ovviamente, oltre al mister, ha parlato anche il capitano del Milan futuro, Kevin Zeroli, le sue dichiarazioni sempre a Milan TV, poi Will ti chiedo di commentarle brevemente. Credo che abbiamo fatto una buonissima partita, l'importante era partire con il piede giusto. Siamo una squadra giovane, ma cerchiamo di competere con tutti e dare il massimo. Mi trovo benissimo anche in questa posizione, ricordiamo che Zeroli è stato utilizzato nella mediana a due in questa partita da Bonera.
Siamo insieme da quasi 2 anni, ci sono tanti ragazzi che sono tornati, siamo una buona squadra. Ci sono stati nuovi arrivi che hanno aiutato tanto la squadra. Continuiamo a lavorare e cerchiamo di dare il massimo. Nuova posizione, cambiare ruolo non è facile. L'anno scorso facevo una specie di trequartista e adesso sono più un playmaker, ma non mi cambia. Do il massimo per la squadra. Will, cosa ne pensi? Allora, innanzitutto si vede che è stato capitano per tanti anni al Milan perché ha una dialettica già da professionista, nel senso che pur essendo un capitano giovane sa come parlare alla stampa, e lo dico senza offesa ma come complimento, sono frasi fatte, cioè c'è poco da dire sul ruolo, qualcosa di più. Devo ricordare però che Zeroli a lungo nella primavera ha ricoperto la posizione di mediano davanti alla difesa, quindi non è esattamente una novità di carriera, ha avanzato il suo raggio, perde un pochino degli inserimenti, però comunque riesce a fare la differenza anche da lì perché ha il palleggio. La prima mezz'ora un po' male, secondo me la chiave di ieri è stata quando Liberali si è abbassato sia per Gimenez sia per Zeroli, perché ha dato, si è riformato un pochino più il centrocampo a tre Fonsechiano, diciamo così, e non a tre ovviamente, 2+1, però un pochino più di copertura di Liberali, anche solo posizionale, secondo me ha fatto un po' di differenza. Dopo, come ha detto Bonera, il primo quarto d'ora. E quindi, archiviata questa partita con il Lecco, quali sono i prossimi appuntamenti? Allora, il campionato di Serie C inizierà tra 2 settimane e vedrà il Milan iniziare in trasferta contro l'Entella. Ma grazie a questa vittoria il Milan si è guadagnato l'opportunità di giocare un'altra partita, che sarà sabato prossimo alle ore 21 allo stadio Silvio Piola di Novara contro il Novara per i 16esimi di finale della Coppa Italia Serie C. Ovviamente sempre un ringraziamento per la gestione del calendario, per chi come noi sperava di vedere sia la prima squadra che l'Under 23, ma dovrà scegliere una delle due oppure andare col doppio schermo perché giocano in contemporanea. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Parto a salutare e ringraziare Giulia per la sua presenza e per tutti i retroscena da Lecco. Ciao Giulia, grazie. Grazie a voi, alla prossima. Un saluto e un ringraziamento anche a Will. Noi ci rivediamo sicuramente la prossima settimana per parlare di questa partita col Novara e per capire un pochino come andrà. Ciao Will, grazie. Grazie a te Giacomo, mi dispiace di averti fatto sforare leggermente, te lo dico perché tanto voi non lo sapete, ma io come al solito l'ho fatto sforare andando lungo. No, non è vero, non è stata colpa tua, è il primo episodio, volevamo stare nei 20 minuti, dai prossimi staremo un pochino più attenti. Io ringrazio chi è arrivato fino a qui, vi invito a mettere like se vi è piaciuto il video, a lasciarci un commento per farci sapere come avete visto voi la partita e se ci sono dei temi particolari dopo questa gara che vi sono balzati agli occhi, e se non siete ancora iscritti, addirittura un terzo delle persone che guardano i nostri video non sono iscritti al nostro canale, vi invito a iscrivervi e attivare la campanella per ricevere le notifiche. Io vi do appuntamento con la prossima puntata del Milan Futuro Talk, momentaneamente lo chiamiamo così, al prossimo lunedì. Vi saluto e vi ringrazio, ciao.